Sono ore decisive per il futuro della Juventus, che ha deciso di esonerare Massimiliano Allegri. Ormai è una questione semplicemente di tempo. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo e perché si stanno creando tutti questi sviluppi improvvisi di una decisione, quella da parte della società bianconera di voler esonerare Massimiliano Allegri. Analizziamo il tutto qui su FCM News Sport. Come sempre vi ricordo, qui sarete sempre costantemente aggiornati sulle vicende della vecchia signora in maniera totalmente gratuita. Sono giorni delicati, importanti per il futuro della Juve, quindi analizziamoli insieme perché c'è tanto di cui parlare. Andiamo alla notizia, perché Luca Marchetti e tutta la redazione di Sky Sport sta lavorando al 100% per cercare di capire quali sviluppi ci sono in casa di Juventus, soprattutto perché ancora non è stato esonerato Massimiliano Allegri. Perché si parla di questo fondamentalmente, non si parla più del se, ma si parla del quando. E sì, perché Massimiliano Allegri verrà esonerato dalla Juventus, la decisione è stata presa, ora bisogna capire semplicemente in che modalità, perché secondo Sky Sport, la notizia è davvero importante, la Juventus avrebbe incaricato dei legali per capire se ci possono essere dei motivi per poter andare incontro a una causa che potrebbe quindi prevedere un licenziamento per giusta causa, quindi cercare di trovare la soluzione giusta per intraprendere una separazione che sembra ormai inevitabile. Una decisione maturata oggi, quella di esonerare Max Allegri per la vicenda Vaciago, per la vicenda Giuntoli, per la vicenda legata al fatto che nel post partita ha fatto veramente di tutto anche contro la classe arbitrale. Ecco, è una situazione particolare ed è finita in questo momento nelle mani di John Elkann, che è anche lui convinto che sia, da un lato è una scelta un po' che lo, diciamo, non è convintissimo, perché a due giornate alla fine andare incontro a una decisione del genere è comunque una decisione importante, ma sembra quasi combattuto. Ma comunque la Juventus, se non sarà oggi, sarà domani, massimo dopodomani. Max Allegri sembra non poter sedere più sulla panchina della Juventus. Le prossime 24-36 ore saranno fondamentali per l'esonero di Allegri, perché l'aria ormai tra Allegri e la Juventus è molto pesante. Non è prevista una comunicazione per questa sera, ma ci sono lavori in corso per trovare la formula giusta. Quello che doveva essere un lavoro fatto fondamentalmente nel giro di quello che doveva essere fatto dopo la partita col Monza, quindi col saluto finale di Allegri allo stadium, è stato rovinato tra virgolette da un post partita che ha veramente rotto tutto quello che c'era da rompere. Tra domani e al massimo sabato, quindi al massimo sarà sabato l'esonero. Perché? Perché addirittura oggi è stato convocato Montero. Montero era nella sede della Juventus e si stanno valutando i sostituti anche per Montero, perché Montero va a sostituire Max Allegri, ma qualcuno dovrebbe sostituire Montero, e quindi c'è un doppio casting. Montero è in casa Juve ed è da una giornata che la Juventus sta valutando questa situazione qua. Quella di domani potrebbe essere la giornata decisiva per trovare una doppia soluzione. Cioè, i problemi in questo senso sono due: trovare la formula giusta, e stanno lavorando i legali sia di Allegri che appunto di della Juventus per trovarla appunto questa formula giusta, ma il rapporto è giunto al capolinea. Su questo non ci sono dubbi. Cioè, l'unica cosa di cui siamo certi è che il rapporto è giunto al capolinea. È un rapporto insanabile, non si può andare oltre. Se fino a qualche giorno fa c'era ancora qualcuno che poteva minimamente pensare a una permanenza di Allegri, beh, ora siamo sicuri che questo non è possibile. Addirittura non è più possibile vederlo per le prossime panchine. C'è l'ultima partita che abbiamo visto, quella tra Juventus e Atalanta, finita 1-0, un gol di Vlahovic che ha portato la finale di Coppa Italia, è la conclusione del percorso di Allegri alla Juventus. E come vi dicevo in qualche contenuto precedente, ancora una volta un giocatore barra allenatore della Juventus, comunque un componente della Juventus, andrà incontro a vie legali per separarsi dalla Juventus. È capitato in passato con Ronaldo, abbiamo fatto gli esempi di Ronaldo, di Bonucci, ora capita a Max Allegri. Il rapporto è giunto al termine, bisogna capire ora quando avverrà. Sicuramente la cosa che fa strano, e farà molto strano, è vedere Montero, perché di questo attualmente si parla, Montero sulla panchina Juventus contro il Bologna di Thiago Motta. Cioè, Thiago Motta, che doveva affrontare Allegri in una partita che valeva il terzo o quarto posto,
con un Allegri che poteva ancora dimostrare di essere un allenatore della serie. Ma chi è questo Thiago Motta? Ci penso io a fargli vedere come si gioca. Ed invece salta tutto, sarà un esordiente in Serie A come Montero. Ad oggi la situazione sembra questa. Poi ci potrebbero essere sviluppi clamorosi e potrebbero portare degli scenari inaspettati, ma la decisione ormai è confermato. Tra l'altro lui non ha neanche tutta questa voglia di comparire nelle ultime due apparizioni della Juventus, cioè ormai lui si è esposto anche troppo, parlo di Max Allegri, si è esposto anche troppo, cioè ha uscito fuori forse tutto quello che voleva uscire negli ultimi due anni con i giornalisti, perché nei confronti dei giornalisti si è tenuto secondo me troppe cose, ma in certi aspetti l'abbiamo visto. Ricordate le parole di Teotino di qualche mese fa, quando gli fece notare che la Juventus non giocava bene, ad esempio, e lui doveva forse ascoltare un po' il sentimento popolare sul discorso del tridente, ed ecco che lui esplose dicendo: io non faccio il politico, lei non mi deve dire come si fa l'allenatore, perché io non dico a lei come si fa il giornalista. E lì cominciò una diatriba che sembrò quasi simile a quella di Adani Allegri ai tempi del post Juve Ajax, con l'eliminazione della squadra di Cristiano Ronaldo dalla UEFA Champions League. Quindi già lì c'era della tensione, e quindi attacco ai giornalisti, e quindi Guido Paciago, attacco a Guido Paciago, tra l'altro ha anche risposto, ha detto che addirittura che Allegri è stato molto pesante nelle sue esternazioni, e diciamoci la verità, Guido Paciago ha ulteriormente peggiorato la situazione della Juventus, o meglio di Allegri. Ma oltre alla classe dei giornalisti c'è anche quella degli arbitri, quindi sfuriata contro gli arbitri, l'avete vista, con quel dover occhi che secondo me entrerà nello scenario collettivo della storia della Coppa Italia. Cioè quella è una scena iconica che comunque ci ricorderemo per tanto tempo. E quindi contro la dirigente, contro la classe arbitrale che per anni ha soprattutto non tanto gli arbitri quanto secondo me era più un confronto nei confronti anche della situazione legata all'anno scorso, quindi la classifica e tutto quello che volete, penalizzazione e tutto il resto. E poi la dirigenza, se l'è presa anche con la dirigenza, perché quello sfogo contro Giuntoli secondo me è uno dei motivi per cui oggi Allegri rischia di esonero. Non è tanto la vicenda di Paciago, secondo me è proprio la vicenda di Giuntoli, che sta Giuntoli è arrivato a un punto in cui ok, hai raggiunto i tuoi obiettivi, ora ti possiamo anche salutare, perché potevamo salutarci in maniera diversa, ossia il saluto finale allo Juventus Stadium in Juve Monza, che era l'ultima partita in cui Allegri avrebbe preso il giusto tributo per questi tre anni che non sono stati belli, per i 5% che sono stati molto belli, era il giusto tributo. Così non è stato, e quindi salta tutto, e quindi Giuntoli in qualche modo gliela fa pagare così, con un esonero che arriverà molto presto, ormai non è questione di se e arriverà, ma quando arriverà, perché l'esonero ci sarà. E avverrà molto presto, vedremo se nelle prossime ore.